Zanucco ci porta tre opere. La prima opera, Uno scorcio di Venezia, perché non ci dimentichiamo che fa parte dei pittori veneti, quindi la radice del suo terreno deve essere sempre presente quando partecipa alle mostre o quando si fa conoscere. Le altre due opere, pur essendo entrambe venete, perché siamo nelle Dolomiti, mi hanno fatto pensare al libro Il senso di Smilla per la neve. Quando lessi quel libro, restai estremamente meravigliata della conoscenza delle varietà che ci possono essere della neve. Noi che viviamo in una zona mediterranea abbiamo il senso della percezione delle varie tonalità di verde. Quando vediamo la neve, il bianco della neve è uguale, è bianco. Invece da questo libro proprio sono riuscita a cogliere l'importanza di leggere le sfumature. Questo artista, come vi dicevo, mi ha proprio ricordato questo importante libro svedese. Abbiamo queste montagne innevate nelle quali vediamo le impronte, che possono essere impronte di esseri umani, possono essere impronte di animali. Abbiamo le varie tonalità dove c'è un piccolo dosso, un piccolo avvallamento, e anche fin sopra le varie tonalità di bianco. Tonalità di bianco che mi rispecchiano il cielo, quindi diventano leggermente azzurre, e l'azzurro che sembra voler riprendere con le sue navi e con le sue nubi le tonalità del bianco della neve. Credo che sia interessante osservare quest'opera, rimanere qui davanti a guardare questo luogo innevato. Per me, che sono grande freddolosa, comunque non ha dato il senso del luogo freddo, del luogo che ti induce a scappare in casa davanti al camino. È talmente spazioso, talmente aereo, talmente piacevole, che si sta bene lì fuori, a guardare la neve, ad osservarla, ad amarla. Questa neve che è trasportata vicino a Cortina mi mette in evidenza le nostre bellissime Dolomiti, che sembrano una corona, le punte della corona che stanno spuntando dal biancore della neve. Un'opera, un lavoro veramente interessante quello che ha fatto questo autore, con il quale mi complimento. Bravo.